bellezze e bentornate in questo nuovo video. Allora, questo sarà un video molto molto semplice e rapidissimo. Difatti, ho acquistato questi due cappelli. Sono due cappelli dello stesso colore, ossia non proprio rosa, ma quasi tendenti a rosa. E sono uno con i pompon, praticamente, e uno senza. Il negozio che li vende, appunto, li definisce cappelli madre figlia. E appunto, secondo me ci sta, perché per la bimba e per la baby ci sono questi fantastici pompon e per la mamma, appunto, un cappello molto molto semplice, quindi nulla di particolarmente vistoso. Ok, non mi viene il termine, scusatemi. Però ricordavo tempo fa di aver acquistato delle borchie su eBay. Tempo fa, quindi non ho più il link, ma se scrivete su eBay borchie vi escono tranquillamente. E quindi mi sono detta, perché non modificarli? Quindi alla fine, oggi, con semplici cose, andremo a modificare due cappelli altrettanto semplici. Io in particolare ho queste borchie qui, che appunto le ho prese da eBay. Mi pare di averle pagate pressoché 2 euro circa. Mi scuso per le mani fredde, cioè per le mani rosse, non ho niente, sono semplicemente fredda perché appunto sto congelando. E sono delle borchie a stella, queste qua, e delle borchie, queste qui, che direi quasi cerchio, ma in realtà sono leggermente a punta, quindi abbastanza particolari, non so come mostrarvele. Oddio, mi occorre, devo vedere un, mi occorre un tutorial su come mostrare le cose. Ecco qua. Quindi, essenzialmente, andrò a modificare questi due cappelli in modo così casuale. Ma questo che adesso sto facendo su questi cappelli, ovviamente può essere fatto su scarpe, magliette, zaini e quant'altro. Quindi, se volete vedere altri video di questo genere, pollice in su. Inizio subito. Allora, questo appunto è il cappello della baby. E qui essenzialmente non volevo andare a decorare il bordino perché è una cosa che tendenzialmente si tende sempre a allargare, quindi non mi va. Piuttosto volevo andare a decorare qui. Volevo mettere qualcosa qui. Inizio più o meno a capire come voglio andarlo a decorare. Personalizzato. Come avete visto nella parte prima in cui comunque ho velocizzato un po' il procedimento, le borchie queste qui, avendo una base differente, un po' più lunga, non hanno dato alcun fastidio nell'emissione, appunto, mentre le stelle hanno una base più piccola, vedete? E appunto, non avendo la macchinetta, ho faticato un pochettino per metterle. Adesso andrò a finire di stringerle. Comunque sia, sono state messe, quindi nessun problema. Come vedete. Quindi
Quindi molto molto carino, secondo me è un bellissimo risultato. Nel caso però, come me, avete problemi, diciamo, su alcune borchie, io su queste tre all'interno vado a metterci un punto di colla. Utilizzo questa qua che è una colla a contatto che dice buona un po' per tutto, praticamente. Dice sughero, aspettate, pelle, cuoio, gomma, plastica, sughero, metallo, laminato, quindi utilizzo questa qua. Ne basta un goccino e agisce, cioè l'asciugatore in 15 minuti. Lasciamo asciugare appunto 15 minuti, però ecco un semplice dettaglio ma d'effetto. Adesso prendiamo l'altro cappello, che è appunto questo qua, perfetto, ed ecco fatto. Quindi in pochissimo tempo ho reso due cappelli abbastanza anonimi personalizzati. Io spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi un pollice in su se il video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto ditemi perché, e nulla, mando un grosso bacio e alla prossima, ciao bellezze! Ah, mi raccomando, seguite su Instagram se volete vedere appunto il cappello indossato, ciao!